Cominciamo, cominciamo. Beh, eventualmente se dovesse arrivare qualcuno. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. E bene, eh, immagino che se, siccome siete qua sapete tutti che il 9 dicembre del 2016 festeggeremo i primi 150 anni della, del comune di Brugherio. E, ecco, mh, due parole, proprio introduzione di questo primo incontro col professor... Porta, no, ci siamo. dopo vi, vi racconto l'aneddoto, eh, col professor Porta, direttore dei musei civici, due parole per dire come in sintesi, come abbiamo immaginato questo 150 anniversario del comune di Brugherio, e cioè come qualcosa che non si limiti alle celebrazioni ufficiali. Eh, a dicembre dell'anno prossimo, ma come un percorso lungo un anno e mezzo che è già cominciato in comune, ad esempio, dentro la, la macchina comunale è già cominciato da un bel po' questo percorso e anche dentro la città è già cominciato grazie alle associazioni, molte delle quali sono qui presenti, a cittadini che eh, con sollecitazioni e richieste, come dire, stimolano a eh, immaginare iniziative, eventi, come dire, il più possibile partecipati, grazie a, um, ai volontari della sezione di storia locale, alle tante persone appassionate della nostra storia. Ecco, abbiamo immaginato che questo momento del 150 possa essere vissuto dalla città come un'occasione, un'occasione propizia per diffondere e condividere il senso di appartenenza a una storia comune. Con una serie di attività ed iniziative che appunto, come dicevo, stanno già coinvolgendo diversi soggetti del territorio. In quest'ottica, quindi, celebrare il 150 diventa l'occasione per rispondere a un bisogno, al bisogno che si sente, che si percepisce forte dentro la città di sentirsi parte di una comunità attraverso la condivisione di simboli, memorie valori che ci restituiscano l'identità e il senso di appartenenza. Peraltro siamo altrettanto convinti che l'identità di una comunità, quando è forte e ben radicata nei propri valori, non è mai messa a rischio dall'incontro con altre identità. Al contrario, è proprio la mancanza di identità e di valori che genera poi paure e come dire, preconcetti nei confronti dell'altro, dell'identità altra. Se sai esattamente chi sei e da dove vieni, l'incontro con l'altro diventa invece motivo di arricchimento e di crescita, che rafforza le tue radici anziché corromperle. E l'identità è qualcosa che non è fisso nel tempo, ma si arricchisce man mano che si cresce. Così come crescono le persone, crescono anche le comunità. Per questo abbiamo pensato anche a questo ciclo di incontri, che rappresenta un'occasione davvero imperdibile per conoscere meglio la città e la sua evoluzione nei 150 anni della sua storia. Abbiamo scelto un titolo, un titolo che dice un po' quello che, che abbiamo appena, appena detto, e cioè Le nostre radici piantate nel futuro. È un titolo che nasce proprio dalla convinzione che si possa costruire il futuro di comunità aperta e inclusiva solo a partire dalla conoscenza del proprio passato e delle proprie radici. Ecco, questo è un po' il taglio che, che vogliamo dare a questi quattro incontri e al percorso di 150 che abbiamo iniziato già da qualche tempo e che oggi ha uno dei suoi momenti importanti. Ringrazio quindi intanto voi che siete qui presenti, ringrazio i bibliotecari e la direttrice Enrica Meregalli per aver organizzato e preparato sempre al meglio questo, questa iniziativa e ringrazio soprattutto i relatori che sono stati così generosi. Nel eh, accettare di offrire alla nostra città le loro conoscenze, le loro competenze e la loro passione nei confronti della storia locale. In particolare il dottor Branca che ho conosciuto in occasione della mostra <coughs> di. Eh, Scusa, Porta? Scu ancora niente, due, non c'è verso, non c'è verso. Cioè, sono anche un pochino emozionata. Eh, il dottor Porta che ho conosciuto in occasione della mostra di Mose Bianchi quando sono andata appunto eh, a mostra, lui come dire è uno dei massimi esperti del territorio eh, di Mose Bianchi, quando abbiamo inaugurato la nostra mostra per il, sul ritratto eh, del parroco Nova, eh, l'ho incontrato grazie a Paolo Polvara, all'associazione Kairos e nel breve incontro che c'è stato, come dire... Se posso usare questa espressione, me ne sono perdutamente innamorata, ma evidentemente il nome <ride> questo pomeriggio, eh, come dire, la mia memoria fa, fa un po' cilecca. Ehm... Mi ha affascinato proprio il suo modo di, di affrontare le cose e di, di parlare del territorio, quindi stasera lo potrete verificare di persona. Ringrazio poi Luciana Tribuzio, che conosciamo tutti come esperta, appassionata esperta di storia locale, Raffaele Corbetta, altrettanto conosciuto da, da Brugherio per la passione eh, che mette nel nei confronti della, della nostra città e delle sue conoscenze di storia locale. Eh, Paolo Paleari, che non so se vedo, non c'è questa sera, eh, esperto archivista che ha curato anche eh, la catalogazione del nostro archivio comunale, Paolo Polvara e Giuseppe Magni che nei vari incontri, come dire, Affronteranno alcuni dei temi che, che trovate poi esplicitati più dettagliatamente nel, nel volantino. Grazie, non rubo più minuti e lascio la parola al nostro Porta. Grazie Assessore, eh, benvenuti. Allora, mh, sono sentito ci sono tanti storici, tanti conoscitori del territorio, delle situazioni locali. Lì. Io non sono uno storico, sono uno storico dell'arte, sono conservatore dei musei civici di Monza. Vi rac vorrei raccontarvi una serie di trasformazioni nel territorio e come nel, tra 800, 900 e forse anche prima, senza che mh, diventi una lettura della cartografia, come poi ho visto che eh, si, si farà, ci saranno chi seguirà, mh, documenterà. Ma eh, facendo sempre dei riferimenti, alla memoria alla, alla memoria dei pittori e dei fotografi e di chi in qualche modo ha raccolto le, le suggestioni di questo territorio in particolare mi riferisco ai pittori chiamiamoli locali pittori di monza ecco pittori diciamo vicini che conoscevano questa realtà questa realtà in trasformazione questa che vedete è una foto che io ho preso foto tutte, guardate, facilmente reperibili, le potete trovare eh, su internet assolutamente senza, con, con grande tranquillità. Questa è la Google Map di adesso, quindi se aprite trovate lì e vedete una realtà territoriale molto, eh, come dire... In cui la parte verde, è il, il verde, il territorio ancora che in qualche modo possiamo definire campagna verde, libero, eh, è, è, molto, è residuale rispetto a tutta una serie di situazioni, di costruito, di edificato, di strade, di... Eh, ecco, situazioni che. Mh, Evidentemente nel corso del tempo si sono evolute, sono in evoluzione e cambiano la nostra percezione, anche la nostra idea che abbiamo del territorio. Allora, Tornia, facciamo dei passi indietro e vediamo di recuperare quest'idea di territorio per esempio di Brugherio Brugherio ha detto bene cioè, ha ricordato l'assessore 150 anni e eh, arriva da una ricomposizione territoriale, Brugherio con le realtà vicine le realtà, gli abitati vicini baraggia, occhiate insomma tutta una serie di di, di, di di, adesso, fra, di frazioni che in realtà frazioni non lo sono più perché sono state eh, come dire eh, met, mm, riunite no, al territorio di Burghiero quindi noi non riusciamo più nemmeno a leggere lo sappiamo dalla, dal, dal toponimo che li ricorda San Cristoforo, Chiata eccetera che lì c'era una, una realtà diversa però mm, per noi tutto il territorio, la percezione che abbiamo è stata eh, omologata. Evidentemente eh, non, era, non era così. Allora, mh, allora io farò, allargherò un po' la, la situazione. Eh, Brugherio, ma dal punto di vista dell'identità, dell cioè, voi che siete brugheresi, vi sentite per esempio Brianzoli, vi sentite della Martesana, vi sentite Interland di Milano, la Grande Milano, cioè com'è questa realtà eh, come dire quali sono gli elementi identitari di questo territorio, parlo quando dico territorio Intendo il territorio allargato, eh, per intenderci la Baraggia, eccetera. Tra l'altro, interessante anche questi, poi ve lo, ve lo diranno gli storici, anche questi toponimi. Eh, baraggia, lo stesso Brugherio, evidentemente nel tempo, che cosa c'era? Baraggia, che cosa sono? Le, le zone non coltivate, ancora, ancora selvatiche, Brugherio, la Brugheria, quindi bellissimi eh, ricordi ancestrali. Però noi ci occupiamo di un periodo un po' più vicino. Ecco. Eh, che cos'è il brugherio? è brianza è alto milanese quante definizioni nel corso del tempo si sono come dire, consumate fu hanno funzionato andavano di moda però eh, stamattina andavo al lavoro sentivo la radio radio 24 e un giornalista si parlavano d'altro parlavano del, dei fatti di milano eccetera e, diceva, e un giornalista un direttore di giornale diceva ma tanto per darvi l'idea di... Ma queste cose, eh, invece, queste manifestazioni, invece di farle fare nel centro di Milano, dove si, produce, si producono tutti questi danni, perché non si fanno... Che ne, dice, ha detto esattamente, guardate, virgolette, esattamente così. Perché non si fanno, che, che ne so io, a Brugherio o a Vimodrone? Si, si, <ride> e io oggi, avrei dovuto venire, ve la, la riporto subito fresca, potete sentire la registrazione. A Brugherio o Vimodrone? Ma, attenzione, non... Sentito come un territorio eh, lontano, la campagna, la campagna, la, poi uno ha aggiunto, poi, ma sì, un pratone di lì da quelle parti, chissà, chissà quanti ce ne sono, chissà lì pronti perché in fondo che danni possono fare. Ecco, vi dà l'idea di come, come dire, ognuno di noi eh, costruisca un'identità un territoriale che è fatta. Da dalla percezione visiva che noi abbiamo avuto nel corso del tempo. Allora lasciamo questa, questa immagine lì, R ripartiamo, andiamo a capire bene che cos'è Brugherio dal punto di vista... Del, di, di quello che può restituire come immagine. Allora un documento, un documento che anche qui però ci, ci dà tante indicazioni, un documento importante è il Catasto Teresiano, inizia nel, nel 1721-23, questo di Brugherio, poi in realtà si va per le lunghe perché per la prima volta gli austriaci mettono, in, mettono insieme questo, questo strumento di fiscalità e quindi... I, si pagano le tasse in base alle proprietà, in base ai possedimenti e questo naturalmente in un contesto ancora molto presidiato da nobiltà, agravia lì, naturalmente eh, non era molto è stato complicato, però mh, come dire, l'Austria era da questo punto di vista molto molto il potere centrale era molto forte. Però su questa carta, che adesso io ho, ho questa probabilmente si vede poco, è interessante perché ci dà una serie di notizie sulla situazione di Brugherio. E I campi sono divisi, sono in grandi unità, ma viene descritto la tipologia di coltivazione, la tipologia di uso del suolo. Adesso diremmo ci sono le carte tematiche di uso del suolo e se noi le vediamo, tra l'altro, molti termini sono ricorrenti su tutta la Brianza, su tutta l'Alto Milanese, però è interessante, allora, vede, guardate... Se si riesce a leggere qualcuno, qui in basso, ehm, Arativo eh, avvitato, st av sta avvitato con moroni, i moroni gelsi, quindi, oppure, questo è in più interessante, Arativo avvitato con moroni giaroso, 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 la gera, la, sabbioso, quasi tutti i terreni di, della zona, di questa zona... Vengono classificati come giaroso, la gera. Sapete benissimo che quando un terreno è, ger è geroso, l'acqua si perde le, e quindi non è molto fertile. E, e, ci sono ter territori a nord lì, molto fertile, quindi è mh, soprattutto se questi territori non sono irrigati. Ecco, la coltura asciutta, quindi la coltura che resiste all'asciuttoli, è il gelso, il grano, è, la, è quella tipica della Brianza, no? la Brianza ha espresso questo tipo di cultura, prima le viti, poi alla fine dell'Ottocento, arriva la filostra, grave malattia, le viti si, si tolgono, in compenso cresce fortemente l'interesse per la seticultura, quindi io parlo solo di paesaggio, come dire, trasformazioni ambientali, cos'è il paesaggio? È, un, è dato da un dato natu, naturale, quindi un dato fisico, la montagna, la vegetazione, eccetera, ma è soprattutto un dato culturale, è dato dalla trasformazione, dalle coltivazioni, da come l'uomo interviene e trasforma questo ambiente naturale. Questa costruzione, che è una costruzione culturale, è sostanzialmente il paesaggio. Ecco, questo paesaggio di trasformazione che a partire dal 700, ma anche in alcune, in alcune situazioni molto prima, poi lo, lo vediamo, del, dal, del 500, la, della seconda metà del 400, ci sono situazioni particolari che determinano un tipo di paesaggio. Quello della Brianza e quindi anche di Brugherio, se lo consideriamo Brianza, è di questo tipo, gelso, grano, arativo, morone. e lì. Però ci sono anche, ecco, rispetto alla Brianza, che qui vediamo. Questa è una carta, è eh, un rilievo, è un rilievo topografico del, del Brenna, un, un militare che viene incaricato di fare un rilievo del territorio. È un rilievo spettacolare perché non è una carta di progetto, è il rilievo. Queste andavano, misuravano, segnavano che cosa c'è. E se voi vedete, cosa sono questi, tutti questi puntini? Sono i gelsi, sono, allora se lo, lo ingrandite, poi dopo vedremo anche delle, delle, vi farò vedere delle foto, credo che pochi hanno visto, sono gelsi, ci sono milioni di gelsi, milioni di gelsi. Eh, guardate, i, i nomi li vedete, occhiate, moglia, eh, Cassina Baraggia, San Damiano, Sant'Albino, qui siamo nel 1835, <coughs> poi ci sarà un altro rilievo nel 1845, 36-45 sì. E, vedete, cioè, e guardate allora un mare di campi con delle, delle isole, con delle però guardate, siamo quindi territorio di Brugherio, Baraggia, Moncucco, ci siamo, insomma siamo qui, guardate questa zona invece, vedete, questo è l'asta dell'Ambro, questi sono terreni irrigui, qui ci sono marcite, qui escono una serie di... Di, di rogge, la, la gamella, la lupa, eh, eccetera. Tutte rogge che poi, nel corso del tempo, eh, sono, sono state chiuse. Poi raccontiamo un po' delle rogge. Quindi, su, diciamo verso eh, ovest, il territorio di Brugherio, che è un territorio geroso e che dà luogo a questo tipo di coltivazione, incontra una zona che non è più il paesaggio della Brianza. Qui, se voi pensiamo un po'. Dovete pensare alla zona della Graziosa, de quel verso Carugate, la zona con acqua, con le rogge, con il canale Villorese, quindi il Pioppo, questa situazione. Mentre in quella zona lì i Pioppi non ce n'erano, c'erano i Gelsi, c'era il grano lì. Quindi già due situazioni e questa spiazza un po' l'idea di Brianza. Eh? Cioè, siamo un territorio ehm, evidentemente di confine perché la Brianza... Perché i, i, i torrenti, i fiumi, i corsi d'acqua della Brianza sono spesso infossati, quindi è difficile prelevare l'acqua. Stiamo pensando a un mondo senza motore. Adesso quindi poi sì, certo, poi c'è anche la storia dei mulini da fare lì. Delle, però è un mondo senza motore, quindi è difficile prelevare acqua. E invece eh, qui, evidentemente, questa zona è una zona in cui è possibile avere questa situazione. Andiamo avanti? Ecco, questo è un, è un insieme, tra l'altro guardate, è 1836, è 30, scusate, prima ho messo 36 e me è 30, uno è del 30 e poi l'altro è il 45. Eh, vedete che il parco di Monza, che viene realizzato nel 1805, vedete che si è... In, si vede in costruzione, non c'è eh, l'autodromo, non c'è lì, eh, non, queste co sono cose che arrivano nel Novecento, negli anni Venti, ma vedete che è in costruzione, quindi è un territorio organizzato, con eh, il bosco, la cosa, ma tutto molto pensato, molto eh, progettato. A sud di Monza, questa zona, eh, Brugherio, San Damiano, Baraggia, avanti. Invece più in alto, tanto per dire, la Brianza poi è tutta così, prendo l'issone perché siamo sopra Monza lì. Guardate il territorio è solo è fatto solo da eh, campi di gelso. Queste che vedete queste linee un po' lì non sono Rogge, non sono eh, ambiti irrigui, sono eh, coste di robine. Le robine arrivano in Italia, nel mille, in Europa nel 1607, se non ricordo male, portato da un, da un botanico, che si chiamava Robin, e quindi Robine, ed è, è una pianta non autoctona, ma evidentemente è, è, si è naturalizzata, è diventata paesaggio. Noi, soprattutto chi ha la mia età, eh, lì si ricorda da, da piccolo, da, 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 da ragazzo, c'erano. Se ne vedevano molti di più, adesso riuscivamo a cogliere, adesso insomma sono, si, si, sono dei lacerti che si trovano qua e là. Eh, andiamo avanti, ecco che tipo di paesaggio vedono. Eh, facciamo un po' un giochino del Google Map: no? vediamo dall'alto e poi dopo facciamo lo Street View e lo alziamo e vediamo che cos'è. Glielo facciamo fare dai pittori, dai pittori locali. Eh, è importante anche raccontare un po' dei pittori della pittura di campagna. I pittori, la, la campagna eh, come dire, diventa un, un elemento di pittoresco già nella seconda metà dell'Ottocento. No? I pittori vedono la campagna, trovano nella campagna, nella Brianza. Pensate a quante opere dedicate alla Brianza i pittori lombardi e non solo, perché è il luogo. Come dire, d'incanto, sullo sfondo, le, le, le montagne e questo ambiente eh, che doveva essere evidentemente un giardino, un grande giardino e meraviglioso, quante volte viene descritta? Ma viene descritto con, come, dire, come luogo di villeggiatura. Non a caso si fanno le ville, le ville di Delizia, no? nella, nella, nella campagna dell'Alto Milanese, nella campagna della Brianza. Monza, La Villa Reale di Monza, doveva essere fatta qui vicino, no? eh, la, la Villa Alari, e poi viene scelto Monza come luogo in cui c'è salubrità dell'aria, quindi luogo il Monte di Brianza. Quindi, ecco, questi sono due dipinti. Eh, Mose Bianchi, che, giusto per ricordare che è un. Che avete anche a, a, a Brugherio c'è cioè un bel dip, bellissimo dipinto, un, un bellissimo ritrovamento di un'opera di, di, un di Mose Bianchi. Ecco, vedete i gelsi. Tra l'altro i gelsi, vedete, tutti veniva tagliata la foglia, partivano in questo periodo, no? que perché è adesso che avevano i famosi cavalè, no? Nel ed era una forma di integrazione, ma anche di occupazione, ma anche di, insomma, di, anche di tortura, di tormento da questo punto di vista. Qui però, eh, ecco, questi pittori, dopo mh, magari ci sono delle opere che fanno vedere meglio, pittori monzesi, monzesi del territorio, eh, non hanno un atteggiamento, soprattutto verso fine Ottocento, come, come hanno alcuni dei pittori eh, divisionisti, simbolisti che operavano a Milano, non molto lontano. Pensiamo a un Angelo Morbelli che descrive la, 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 la contadina piuttosto che la, il, um, le mondine, eccetera, con un taglio quasi fotografico, con un'indagine sociologica, l'oggetto di quei dipinti, di queste è l'uomo il, eh, il lavoratore eccetera. questi pittori i pittori locali, monzesi, bravissimi eccetera, vivono in un mondo eh, come dire, ancora un po' in incantato, e non guardano con un taglio mh, non c'è rivendicazione nelle loro opere, sono eh, è il mondo, è la quotidianità che gli sta intorno, vedete Eugenio Sprafico, altro pittore notevole del, di cui le raccolte in musei civici, che vi invito a vedere, hanno di, diversi dipinti, poi ne vedremo alcuni. Ecco, questo è il paesaggio che, che si vede lì. Un altro pittore monzese, Baioni, che opera a cavallo tra 800 e 900, e moltissime opere, e questi sono dei, dei bozzetti, però c'è sempre, ricorrente, lo vedete perché... Se avete visto le, le planimetrie fuori, non c'era che quello, forse un, un paesaggio, virgolette, monotono, fatto di questi gelsi, tutti capitozzati perché dovevano tagliare i rami per prendere le foglie. Quindi questo è il paesaggio eh, che viene anche avanti, e verrà avanti ancora per, per parecchio. Eh. Andiamo avanti. Ecco, questo, guardate, questa invece è una fotografia, una fotografia 1870, eh, Quasi certamente di, di Gerardo Bianchi, fratello di, di, di Mose Bianchi, fratello più giovane, ed è ritrae un pezzo di eh, Parco di Monza, Cascina Frutteto. Forse la conoscete, entrando da Porta Monza, sulla sinistra c'è Cascina Frutteto. Ora non è più, cioè il, il fabbricato si presenta ancora così, ma in giro c'è un campo lì. E. e quindi siamo, siamo in alto, però c'è una, l'ho messo anche per, per, raccontarvi adesso di che vi, che voglio, per anticiparvi quello che voglio dire, c'è una roggia. Questa roggia che vedete però si chiama roggia del principe, non va, non serve per irrigare i campi, questa roggia porta l'acqua nei giardini della Villa Reale. È una roggia che arriva al suo Incile, cioè il, il, il luogo dove viene prelevata l'acqua, l'aveva a Sovico. Poi negli anni 60 è franato, si è perso alla ferrovia, insomma, tut, tutto, tutto questo patrimonio, tutta questa civiltà idraulica si è persa nel, nel tempo, quindi sono paesaggi perduti. Eh, questa roggia invece portava l'acqua. Avete presente il laghetto dei del giardini della villa? C'erano giochi d'acqua. c'erano eh, poi negli anni 60 il lambro, l'inquinamento, eccetera. Non, e anche aveva perso, diciamo, non, aveva più, non, non, non era più in grado di alimentare con, con continuità. Quindi adesso attualmente tutta questa acqua lì c'è ancora la roggia del principe, ma parte lì dal, dai giardini della villa ed è acqua prelevata dal Pozzo. Questo, questa parte di Roggia eh, si è perduta. Eh, però guardate, i gelsi i gelsi entrano certo, verso la, la, fine, la seconda metà dell'Ottocento. I gelsi entrano anche nel, nel parco di Monza. Qui in questo caso Cascina Frutteto era un, un ambito agricolo, ma poi più avanti dilagheranno anche. Dove adesso vedete, vedete i fratili, dilagheranno, poi eh, lo vediamo più avanti. Allora, ecco, l'altro elemento, eh, come dire, l'altro segno che tutti sicuramente, quando vi, vi ricordate, la Brianza, che identifica la, il paesaggio, la. La, la campagna della Brianza è il cascinotto, presente il cascinotto. Dopo lo vediamo anche su un'altra immagine. Qui una, un, immagine, milo, un dipinto di Sperafico, 1888. Il cascinotto è proprio col, il tetto di paglia. Qui eh, Comi, un pittore su tutta la prima metà del Novecento fino, fino agli anni 60, cascinotto. E guardate, quello è, un, è una foto fatta adesso, qui poco verso. Eh, non verso Agrate, ma una parte un po' più nova, verso tragratio Omate e Caponago, perché è la zona più asciutta. Qui invece qui non c'è, se vedete le, le cascine qui dopo la baraggia, cascina fedelina, addirittura hanno i silos, che è la, tipico del, dell'Odigiano, dell di, 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 di un altro tipo di, di, come dire, eh, di ambiente, di coltivazione, di paesaggio. Quindi Cascinotto, tra l'altro vedete dietro la grande fabbrica, eh, i writer, la modernità viene avanti, siamo nel 2015, ma questo è un segno che probabilmente non so, i ragazzi, i writer che hanno scritto, che hanno fatto, lì non, sa, non, non hanno i nativi digitali, lì, non, non sanno che cos'è quella roba lì, non pensano che sia una cosa... ecco, questa è una cosa che ha una storia e che eh, racconta un, un bel... Un bel pezzo di, 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 di tempo e di, e di ambiente e di, e, di, e di civiltà, direi. Andiamo avanti. Ecco, terreni asciutti, gels, eccetera. Però abbiamo detto qui, da questa qui, par dalla parte verso il Lambro, abbiamo eh, la, tutto, avete visto, i prati marcitoi, quindi un altro tipo di paesaggio, il, il foraggio. E poi l'abbiamo in realtà. Anche sulla la parte a oriente di Brugherio, verso Sant'Amiano, Damiano, Sant'Albino. Lì, abbiamo lì perché lì ci sono questi prati lì? Perché ci arrivava l'acqua, ci arrivava l'acqua tramite delle rogge, che forse i nomi li conoscete di sicuramente, sicuramente. La Roggia Gallarana, la roggia Giringhella che formano anche delle frazioni eh, e formano dove passano, non so, ci sono dei ricordi a Monza, c'è Via Gallarana, eh, c'è la cascina Ghiringhella, eh, su queste rogge c'erano dei mulini e dove c'erano mulini c'erano contenziosi perché non arrivava l'acqua, le rogge hanno un turno preciso, da dove arrivano queste rogge che portavano l'acqua, attenzione, in un ambiente, Bugherio e tutto questo ambito che non era il per il Lambro, che Vi ricordate era geroso e che quindi non poteva esprimere più di tanto dal punto di vista agricolo? Queste rogge hanno una lunga storia. La roggia la Gallarana viene scavata, vi, cioè viene concesso da Galato Sforza ai, ai gallerani di scavare questa roggia nel 1475, siamo eh, quindi nel 1475, quindi i gallerani che arrivano da un ambito toscano, senese, eccetera. Ricorda niente, Cecilia Gallerani, il, cioè, tutta una serie di cose, ecco, fa, fa parte di questo. Comunque, Roggia Gallerana e Roggia Ghiringhella più avanti, in tal Ghiringhello, nel 1507, insomma, siamo lì così: co hanno la concessione per scavare una rogia. Allora, io vi faccio vedere una diapositiva e vedete: quello è il lago di Pusiano, questo è il lago di Alserio Alta Brianza, eh, erba, ok, piani d'erba. Che ci fanno lì le rogge gallerane e le rogge giringhella? Non è che da là arrivano poi fino a qua, eh? Non è che da là. Allora, quando il, diciamo, il richiedente, i gallerani, la famiglia gallerani e poi la famiglia giringhella, chiedono il, la concessione di poter scavare una roggia per irrigare le proprie proprietà, e allora cosa vuol dire? Che Vuol dire che quelli sotto si perderanno acqua, sotto che cosa ci stanno? Ci stanno i mulini, i mulini da macina, i mulini ci stanno, quindi perdono acqua e, e quindi allora la concessione è data ma va bene, tanti volumi d'acqua ti prendi, ti prendi per lì. tanti volumi d'acqua mi devi mettere nell'ambro da cui prelevi e quindi allora che cosa si fa? Si va dove c'è l'acqua, dove c'è acqua e l'acqua probabilmente sarebbe finita comunque, <ride> sarebbe convenuta tutta comunque nell'ambro, però vengono raccolte queste acque di, di scolo, di quel, del piano d'erba, vengono convogliate in un'unica, un, un una, se, una sezione scavata, una la Ghiringhella, l'altra alla Galerana, che portano queste acque che questo bacino embrifero, e lo, lo, le consegnano all'Ambro, che poi a sua volta, qua, eh, la, la gallarana esce, usciva, usciva aveva nella zona di, di Villa Santa, perfetto, e invece la ghiringhella poco, più, poco, poco sopra, forse per regallo, eh, sì, ecco, e quindi uscivano dall'Ambro, dall'Ambro con una sorta di chiusa, no, di, 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 di sorta di diga che alzava il livello, ecco, e innaffiavano, portavano l'acqua in una zona, eh, rendevano ricche una serie di, 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 di ambiti territoriali, in particolare la gallarana eh, veniva, sostanzialmente innaffiava le zone eh, a nord-est di Baraggia, Ghiringhella, Cascino Fellera, lì c'erano marcite, lì era la tenuta anche dei gallerani e anche verso Carugate. Lì c'è questo ricordo. Attenzione che poi queste rogge importantissime, proprio hanno, eh, dal punto di vista economico, voi pensate che cosa voleva dire? E anche poi dal punto di vista del paesaggio che cambiava perché se c'è eh, la possibilità di bagnare, di avere foraggio fresco, si formano anche, come dire, delle dei, dei, cambiano i rapporti di produzione. Mentre un'agricoltura povera della Brianza. Che lavorava soprattutto con, vivevano con, integravano il baco da seta, eccetera. Campi piccoli parcellizzati, grano, ognuno il suo, col suo cascinotto, eccetera. Poi la proprietà era comunque nobiliare, ma insomma, erano, erano nobiltà eh, che poi abbandona prima mh, che non questa, questa eh, mh, nobiltà che poi diventano anche i fittavoli, insomma. Eh, di que questo tipo di, di produzione agraria, che evidentemente è una produzione concentrata, eh, che non ha più bisogno dei cascinotti, ha bisogno dell'azienda, del centro aziendale, del silos, perché il foraggio è tanto, eh, che ha una produzione sovrabbondante che produrrà ricchezza che poi verrà reinvestita, insomma, poi qualcun altro vi racconterà eh, le vicende economiche, eccetera, però, eh, noi vediamolo dal punto di vista del paesaggio. Eh, queste queste rogge, allora, importanti. L'altro elemento, l'altro segno che cambia e che mantiene per tanto tempo è il canale viloresi. Questo è un dipinto di Eugenio Sperafico, 1898, poco dopo la realizzazione del canale. canale Vilorese che porta, che sposta le acque del Ticino, le porta verso, verso l'Adda e consente di, eh, di bagnare, di irrigare mh, tantissimi eh, campi. Qui in realtà ci sono già due situazioni presidiate da due, come dire, due corsi d'acqua che insomma, servono egregiamente il territorio. Abbiamo detto la Ghiringhella, la, la Gallarana e sul lato, uh, lato diciamo, eh, destra del fiume Lambro, e quindi uh, verso occidente, ci sono le rogge che escono dall'Ambro, però naturalmente ci sono il, eh, avere il, uh, il canale di Loresi vuol dire a nord, vuol dire che tutto il territorio uh, a sud ha la possibilità di essere irrigato quindi grande sviluppo, tra l'altro grande interesse perché a un certo punto quando negli anni 50 secondo me, mi sembra la metà degli anni 50 la Ghiringhella non ha più... Uh, ci sono, sono, poi le rogge, le rogge devono essere mantenute, ogni tanto si sente dire facciamo la roggia anche nel parco, facciamo la roggia lì. si apre, l'acqua arriva no, la roggia c'era il, il camparo che seguiva le acque, che quindi dava il turno, la ruota. È, un lavoro, è una civiltà idraulica che, come dire, eh, aveva bisogno di saperi, aveva bisogno di esperienza, aveva bisogno di. Quindi non è che basta dire: sì, mandi dentro l'acqua e fai la rogia. No? Pulita. Eh, ecco, il canale Viloresi, eh, Il canale Veloresi, quando dicevo le, eh, esaurir, si esauriranno nella loro funzione queste rogge, il canale villoresi alimenterà il tratto, i tratti sottostanti l'asta del canale villoresi cioè quindi la roggia non prende più l'acqua la, la ghiringhella dall'ambro ma dal villoresi poi adesso il villoresi avete visto, dopo la, la rivediamo la foto di prima che abbiamo visto il villoresi fatto per irrigazione lì fatto per adesso che cosa passa in mezzo a fabbriche? Cioè se, anche se volesse irrigare, mh, passa in mezzo, eh, assolutamente quindi eh, anche quello eh, ha, ha perso significato. Qui guardate, questo è un dipinto di Sperafico, eh, che mh, eh, spesso, quasi sempre, dipinge le donne nella campagna, eccetera, quindi un tema femminile molto presente. In basso vedete un prato che è stato irrigato, un prato marcitoio. Eh, qui siamo nei dintorni di Monza è eh, probabilmente Sant'Albino nella zona di, di Sant'Albino dove vedete che il canale è in rilievo ecco lì ancora è in rilievo e eh, andiamo avanti due foto interessanti spero che si riesca a vedere questo è il primo volo che, fa i, che fanno i ricognitori della RAF inglese sul territorio della Lombardia 1936 i ricognitori della RAF gli inglesi mh, fotografano tutta la cosa. 1936 vi ricordo che poi dopo noi abbiamo l'Italia ha dichiarato guerra agli inglesi, gli inglesi ci avevano fotografato anche... Ecco. È un volo fatto molto basso, quindi è composto di, di tante, tanti pezzi, no? è un volo fatto a 2000 metri ed è davvero... Io ho messo, ho scelto questa zona, questo è il canale Villoresi, questo è Sant'Albino, eh, questo è Baraggia. Eh, Sant'Albino, il canale di Loresi lo si vede molto bene, 1986, quindi ormai è funzionante. E guardate ancora, allora, la, questa parte ancora si vedono i gelsi, si vedono le, 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 però guardate quello che vi dicevo prima, eh, questa zona è la zona dove, tanto per intenderci, qui adesso c'è eh, il Colleoni, il centro Colleoni, avete presente? Ecco, sopra il centro Colleoni il, tutto il, il territorio era come quello che abbiamo visto a Lissone, eh? e, e guardatelo anche qua, lo vedete? Questa è la zona di allora, Sant'Albino. Qui si va verso Concorezzo, terreni eh, già più asciutti, con ancora il Gelsoli. Qui invece ci sono zone. Guardate questa zona qui, questa è una zona che se voi pensate, provate a immaginare, è la zona che si poteva vedere nell'odigiano. Quindi. Pioppo, grande campo, grande azienda, concentrazione di bestiame, è, lì. è un paesaggio diverso, eh, c'è un tipo di lavoro diverso, è lì che parte la meccanizzazione, lì che parte ci sono gli investimenti perché è un, è un paesaggio molto produttivo, Enrico. viceversa qua mh, vedrete che poi piano piano, lo vediamo poi in altre foto, questo tessuto si perde perché poi... Insomma, il mondo, il mondo cambia e eh, si trasforma. Quindi, però allora, ehm, Questa che vedete, adesso non, non collima perché la foto andava girata, io l'ho messa un po', un, po', un, po', un po' di fretta, eh, questa è l'autostrada. L'autostrada viene realizzata nel eh, 1925, mi sembra inizia nel 1922 e poi termina nel 1925. Questo è un altro elemento di trasformazione del territorio. Cioè, quantomeno di catalizzazione della trasformazione territoriale fortissimo. Poi la, dopo ritorniamo alla, alla prima immagine, ve lo ricordate, perché l'autostrada, sull'asta dell'autostrada, naturalmente le fabbriche, le, i capannoni, lì, cioè, ed è questo l'immaginario che noi vediamo. E sul lungo tutto il percorso così noi non, sappiamo, non siamo più nemmeno in grado di dire... Questo è Brianza, questo è Agrate, questo è Brugherio, questo è Monza, perché questo è il nostro percepito. Questa è la nostra, i pittori di adesso, quello vedrebbero, quello sarebbe il mondo con cui, eh, come dire, si confronterebbero. Eh, guardate, questa è la, è la villa Porro Affinati. La vedete il Sant'Albino? Guardate, in un mare di lì c'è un, eh, un pezzo di verde eh, pensato, costruito, servizio della, di una villa, villa realizzata con gusto neoclassico. Lì. Eh, andiamo avanti, 1936. Ho rimesso la stessa zona, ma non è la stessa zona. Ecco, eh, Brugherio, San Damiano. Quello che noi vedevamo, eh, lo vedete questa villa, la villa, questa Viadda, eh, Sant'Albino con la villa lì. L'autostrada, poi intanto è arrivata anche tangenziale, cose lì. Ecco i terreni che rimangono, guardate. Qui no, non, non, non sono riuscito a inserirlo, ma si, vede, si vedrebbe quello che adesso è la Cascinazza, che all'epoca era appunto questi terreni eh, serviti dalla, dalla Roggia Lupa, poi dalla Roggia Lupa. Anche lì, mh, permettetemi un breve: nel, una decina di anni fa, forse 15, Roggia Lupa parte dove adesso c'è lo, lo stadio vecchio di Monza, avete presente, Largomazzini, lì c'è l'Ambro, subito lì parte, partiva la Roggia Lupa e bagnava tutti i terreni sotto, verso la cascinazza, verso quest'area qui di occhiate, eccetera. E salta fuori che un vivaista uh, a un certo punto chiede di inserire nell'alveo di questa Roggia Lupa, che ancora c'è, no? di mettere una pompa per bagnare il suo vivaio. Chi, chi se ne frega, nel senso che nessuno lì. E invece, e invece no, salta fuori che c'era questo consorzio. C'erano dei proprietari, diciamo, che avevano il terreno lungo l'asta lì e dicono: no, fermi tutti, non puoi mettere una pompa, un, un ricordo antico, non puoi prendere una e prelevare l'acqua a tuo piacimento, quanta ne vuoi. Ma secondo un turno che era quello della Roggia Lupa, nessuno sapeva nemmeno. Dell'esistenza di queste cose, lì, ci fu un contenzioso lì. Poi finì tutto perché eh, l'ASL dichiarò che l'acqua non era utilizzabile per innaffiare la cosa. finì. Però è interessante perché dal, come dire, dal lontano passato è saltato fuori questa, questa situazione. Che in qualche modo ci ha messo. Ecco, eh, vedete come il territorio. però rimangono ancora queste zone, vedete che erano quelle, l'offellera lì, ma sono. Ormai dei lacerti, facciamo fatica se non per brevi a eh, immaginare un paesaggio che in qualche modo ci orienti, perché? Perché ormai il paesaggio di tutto. È omologato, quindi gli elementi che noi vediamo non è più il cascinotto, il gerso o la lavalisse. Se lo vediamo il cascinotto, l'avete visto, lo vediamo travisato. Vediamo il cartellone pubblicitario, vediamo l'antenna delle antenne del, dei cellulari. Cioè, questi sono paesaggi che entrano, per esempio, l'antenna dei cellulari non c'era fino a 10, 15 anni fa, no? Ci siamo abituati, cioè, lo vediamo lì. Quindi, se dovessimo registrare adesso, questa è la, come dire, la metamorfosi che, che continua, eh, quindi non è un processo lì Andiamo, avanti. Eh, sono, ecco no, sono salito un po' in realtà, è, eh, questa è la strada che portava da, da Grate a Monza e è, vedete qui la zona con leoni, guardate, zona con leoni, guardate i campi, guardate la dimensione dei campi, questi sono tutti campetti piccoli, no, punteggiati ancora dai gersi, guardate questi campi Qui ci sono i filari sul bordo, dove sono, sono rogge, eh? c'è acqua qui, filari molto grandi, l'azienda è giù qui dove c'era la ghiringhella, 100 capi di bestiame, quando invece la realtà nel 1936, ma ancora molto dopo, cos'era? La stalla, la, 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 il cortile con la stalla, ognuno con una, una vacca, il cavallo forse, eccetera. Qu questa è la situazione. Qui invece no, qui si sperimenta la grande produzione, quella che ancora adesso in alcune zone nell'Odigiano era, era già avanti così, che ha bisogno di grandi investimenti. Ecco, qui invece queste che vedete, mentre questa, è, per esempio questa che arriva è la roggia ghiringhella, che scende, che, è la gallerana scusatemi, che scende, che fa. Queste qui sono boschetti di robinia, quelle che vi dicevo prima, terreni asciutti, terreno, terreni poco fertili, perché tra l'altro in alcune zone lì si salvano perché erano meno gelosi che qui, no? Quindi era più argilla e quindi manteneva di più l'umidità e forse si salvavano un po' di più. Eh, questo è un'altra, un insieme di un altro volo. 20 anni dopo, 1954. Questa volta lo, facciamo, eh, lo fanno gli italiani, no? E questo è, è fatto a 5.000 metri. Quindi vedete: guardate, questo è Omate col suo parco. Questo è Grate. Questo è Carugate, eh, questo è Brugherio, eh, Baraggia, eh, San Damiano, Sant'Albino, guardate sempre il, il, il parco. Adesso ci ingrandiamo un po', ancora tutte le. Guardate questa zona qua, no? che è la zona Irrigua, anche qua. Allora, avviciniamoci perché qui siamo partiti da più lontano. Eh, ci avviciniamo, teniamo sempre come riferimento questo che è ancora sempre Sant'Albino qui. Eh, Baraggia, Brugherio eh, eh, sempre Sant'Avino con il parco della Villa Poros il canale Villoresi il canale Villoresi poi eh, notate che un bel po' di roba qua se n'è andata i gelsi se ne sono andati siamo nel dopoguerra 54 eh, stiamo sperimentando stiamo partendo con il boom del dopoguerra Qui i gelsi vengono tirati via. E tutti questi campi qui andiamo ancora, avviciniamoci un po'. Eh, sempre Villa Porro, sempre Sant'Albino, sempre il, il canale di Loresi, qui c'è ancora l'autostrada. Però ancora, eh, come dire, le, gli abitati sono molto separati. C'è ancora un tessuto agricolo, ma è in trasformazione. Qui guardate, qui i gelsi sono qua, se ne stanno andando. Eh. Andiamo avanti ancora. Avviciniamoci ancora di più, qui sotto il canale evidentemente c'è ancora eh, irrigazione, ci sono ancora... Lì. E, eh, sono andato avanti di una, sì, ecco, andiamo avanti di un'altra, qui sono tornato al 36 e prendo un, un pezzo, adesso facciamo l'operazione eh, Street View, prendo un pezzo di Tragrati e Brugherio, dove c'è, perché è omogeneo guardate, questa è la zona con leoni zona con leoni, zona dove arriva la ghiringhella, questa è la ghiringhella e qui i terreni sono innaffiati, sono, guardate quanto sono grandi, eh? mentre qui dove non arriva l'acqua o dove ci sono ancora i gelsi, siamo nel 36, gelsi, eh, guardate il paese molto piccolo, il cimitero fuori, isolato, eh? Eh, avanti, questo è il 54 sempre dello stesso pezzo, allora abbiamo ancora, abbiamo ancora il, il cimitero qua, e guardate in questa zona, torno indietro, qui, dove ho io, guardate, i Gelsi, no, questo è il cimitero, i Gelsi, vent'anni dopo, questa zona, già spariscono, già c'è in atto, ci sono in atto una serie di trasformazioni. Questi bianchi che vedete sono scavi, sono, e se andassimo a vedere eh, alcune situazioni, ved, vedremmo, le prime, si, i primi villaggi, sapete i villaggi degli anni 50-60 si riconoscono ancora, una tipologia. Di, ecco, questa è una Street View, io l'ho presa dal cimitero, una foto del, esattamente di, 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 del 54, l'anno di quel volo, ed è presa da quel cimitero, guarda verso la campagna, lasciate perdere i volti di chi non, non sappiamo chi, chi, chi sia, però guardate cosa si vede, si vedono quei gelsi che vedevamo prima. Siamo qua, Vedi, ve, il cimitero è questo, questo, stiamo vedendo questa situazione qua. Vedete? Ancora siamo nel 50, ma è una situazione che si sta evolvendo. Questo tipo di paesaggio si sta perdendo ovunque. I gelsi lì venivano tirati su, venivano eh, abbattuti perché c'era la meccanizzazione, poi, e poi la gente andava a lavorare, andava a lavorare nella fabbrica, andava a lavorare, quindi non c'è più il contadino... Eh, ci saranno, esisteranno fino a, a, agli anni, forse i primi anni 70, io mi ricordo, girava ancora magari l'anziano con il cavallo, lì erano spettri che si aggiravano in un mondo che non, 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 li, non li riconosceva più. Eh, Queste sono, ecco, vediamo un po' di, di, di quadri, di situazioni locali. Bartesago è un pittore milanese che però viene in Brianza, viene nell'alto milanese a, fare, a, come dire, a, a cercare le suggestioni e lo fa facendo un po' il fotografo, raccontando eh, una, situazione, una situazione normale, che forse qualcuno, vedo... Non più giovanissimo, lì magari si ricordano l'aia lì. Guardate, nell'aia c'è un tizio con un bastone che sembra molto padronale, è il, è il, è il fattore o oh, il proprietario, ma, ma il fattore, insomma il, quello che. Eh, vado avanti. Questa però è la. È la è Qui invece, nella zona dove abbiamo detto si sperimenta la grande, la grande azienda, la produzione lì. Non c'è più il, eh, diciamo, il lavoratore che ha il suo, la sua mucca, eccetera, lì, anche se vive poi nelle, nella, nella casa del padrone lì. Però c'è una situazione diversa. Arriva che ha, ha bisogno di tanta manodopera che arriva da fuori, che arriva, sono i, i, i famigli che si spostano, quelli che San Martino all'11 di novembre a volte se ne andavano, quindi che facevano San Martino, questi sono lì, ecco qui, vedete, vedete che sul fondo c'è la villa padronale, questo è un dipinto sempre di Baioni, che è un, che è un non so come dire, il, un fotografo del, del, eh, del, di quel periodo, eh. cioè lo, lo fa con un taglio veramente, eh, in questo caso, di, di indagine, in più. Eh, qui lavora Lavanga, la vanga, la vanga un gruppo va di là, un gruppo va di qua, sorvegliati e vedete lo stesso gesto, il bastone, il tizio che il, sarà il fattore, sarà, sì, sarà il sorvegliante, sarà la cosa. Però un altro tipo di... di andiamo avanti... ecco, vi dicevo, dei pittori locali, monzesi, lì, bravi peraltro, eh, Emilio Borsa, che raccontano la quotidianità, quello che, quello che vedevano anche in centro, il centro paese... Sì, vediamo questa situazione, avete presente? la cascina, la scala, la cosa del bambino la, le galline, la cosa... La che, ecco, questa è una situazione molto percorsa oppure, questo Sperafico qui un pochino siamo un po' nel, nell'aneddottica nel, nel soggetto di genere, cioè non è però eh, ci racconta una vicenda, vi dicevamo prima i, i, i gelsi lì, lo vedete che li stanno pelando il, uh, la soia, no? si diceva così, credo la, la foglia del gelso Situazione, questo siamo in centro Monza, i mulini, eh, si chiama Vita Rustica, è il titolo Mulina Monza, il centro lungo il fiume. Ci sono tutti questi mulini. Eh, anche qui no? Occhiate, il mulino dell'Offellera, il mulino a Sant'Albino ehm, di, di Cascina Bastoni. Scena Bastoni c'è un mulino che sulla roggia se non ricordo male Gallarana. Anche quello, quindi, tutta una serie di istituzioni, le, le macine usateli, la quotidianità che era questa eh, ancora. Eh, Gerardo Bianchi, Gerardo Bianchi è il fratello eh, di eh, Mose Bianchi, quello che poi è diventato mh, eh, soprattutto fotografo, di cui abbiamo visto una foto. Eh, il Novecento cambia secolo, ma c'è allora. C'è una realtà in trasformazione, in divenire, le fabbriche, pensiamo, il bacino di Monza, Brugherio tra Monza, Milano, le fabbriche, la Filanda, la tessitura, la, i filatoi, eccetera, e non solo la meccanica lì, però va avanti ancora in parallelo a questo mondo agricolo che vive i suoi momenti nella fiera. E, e questo è un dipinto di Bucci, Bucci in realtà ha, un, ha uno sguardo molto più smagato dalla realtà, Bucci è il giovane eh, che, questo è un dipinto dell'11, dell'11, sì, dell era, dell eh, era già stato a Parigi, insieme a Modigliani, lì, ritorna, non, non ha in mente questo, e lui e anche altri a questo punto dipingono questo tipo di paesaggio, di paesaggio anche umano di lì, eh, mh, come dire, avendo la percezione che è un mondo che si è perduto, un mondo cioè, che si sta perdendo, un mondo che sta sparendo. Quindi, come dire, documentano questo pezzo di realtà che, in real che insomma, non, ha, non ha più un futuro. No? Eh, questo è il, il mercato di la fiera di San Giovanni a Monza, cavalli, non sono riuscito a portarvi delle fotografie proprio di quegli anni, degli anni 20, 30 in cui ancora fino a c'erano veramente anche dei personaggi, era uno spaccato di una civiltà sepolta che adesso se la guardiamo adesso è come se, guardiamo, è come se parlassimo de, de, degli Inca o dei popoli scomparsi, perché è un mondo, sono dei riferimenti che non, 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 non ci appartengono, non ricordiamo. Personaggi di questo tipo è quello che vi dicevo, quello che eh, Gesualdo Bufalino chiama il Museo d'Ombre. No? Lui lo racconta dalla Sicilia, di figure, di, di personaggi che facevano determinati lavori importanti, che avevano un ruolo e che si sono perduti, che si sono lì, quindi lo chiama Museo d'Ombre. Ecco, questo è un personaggio, è un mercante che, che si poteva incontrare. Oppure pensiamo. Eh, i calderai questi personaggi le cascine venivano visitate da c'era il poveretto, no? il poverè quello che aggiustava non so che cosa quello che si spostavano questa, questa foto si spostano vedete nell'inverno nella neve il scarpone, i calderai da conto di una, di una come dire davvero ecco di una civiltà sepolta eh, di, un, di, un, di un mondo antico eh, con, poi, eh, chiudo con questa immagine di, eh, di Eugenio Sperafico, molto bella, eh, sempre del guardate, guardate 1890-1895. Vi ricordo che, il, che ricorda una sorta di quarto stato al femminile. Il quarto stato è però di quattro anni successivo, quindi questo è prima, ma non per rivendicare primogeniture. In realtà sono due mondi diversi. Il quarto stato di Pelizza. È un, un dipinto programmaticamente eh, come dire, sociale, c'è una rivendicazione dietro, c'è una, una presa di posizione. Questo dipinto si chiama Il ritorno dalla filanda, un gruppo di donne che ha lavorato tutto il giorno, che torna in mano, in mano la schiscetta, eccetera, che canta. Cioè, vi ho detto prima dei pittori qui in cui c'è sì l'indagine, non, non viene portata all'estreme, non c'è rivendicazione. Qui lo fa queste donne che vengono avanti verso il Novecento, si lasciano dietro l'Ottocento dei Gersi, lo vedete, della Roggia sulla destra, di un secolo che tramonta, l'Ottocento, se lo lasciano alle spalle, eh, ho bisogno di bere perché, e vengono avanti verso, diciamo, sì, sì, verso, un, verso un futuro che sarà una, una, come dire, una, una forte, segnerà un, una serie di, 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 di cambiamenti che, che poi molti di questi li abbiamo, li abbiamo conosciuti, adesso li abbiamo un po' ripercorsi legandoli un po' al territorio, legandoli un po' a una, a una visione di, di cose, di paesaggi, di situazioni, ehm, alcune perdute, ma se ce le ricordiamo non sono mai perdute per sempre. Grazie. Grazie, è servito a, appunto, ad introdurci un po' nel, nel, in questa perlustrazione storica che vogliamo fare, perché l'abbiamo presa un po' da, da lontano, dall'aereo, dall'alto, perché da lontano la prenderemo più la prossima volta con eh, Luciana Tribuzio, però dall'alto per vedere appunto come cambiava il, il paesaggio, come è, com è cambiato e eh, veramente. Eh, prezioso poterlo vedere attraverso i quadri del, eh, della collezione dei musei civici che tra l'altro è da poco che hanno se vogliamo fare un piccolo spot meritevole. Abbiamo aperto l'anno scorso il 28 giugno, beh, vi aspettiamo, siamo, siamo vicini. Abbiamo avuto contiguità territoriali che prima ti ricordavano, abbiamo un, se può dire, un pittore in comune, eh, Musei Bianchi, venite a vedere, vi, vi aspetto e vedrete che sono cose belle, che insomma ci ricordano anche... Non c'è so, solo l'Ottocento, non c'è il Novecento, sono i musei civici, quindi ci sono, le raccolte sono diversificate, c'è anche l'arte contemporanea, ci sono l'antichità, le, 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 le. venite, insomma, vi aspetto. È in centro Monza, via Teodolinda, proprio nel centro, nel centro storico, a 100 metri dal Duomo. Quindi lo trovate facilmente tra stazione lì, molto proprio. Arrivate a piedi. Bene, se qualcuno ha qualche osservazione da fare, qualche domanda, vuole prego, aspetta segnali. Oh, Moroni, no, certo. Ma, eh, Bruno funziona, Sì. Eh, mi, mi interessava la faccenda dei Moroni perché eh, quando mh, io faccio, io sono faccio, faccio ricerca storica di San e Sant'Albino. Quindi vedo un eh, nord-est nord di Monza. Eh, il fatto di Monza di Sant'Albino, lei lo sa so bene, che è diviso fra il comune di Brugherio. E Monza, quindi siamo divisi. Poi avendo anche però abbiamo una cosa in comune fra Monza e Brugherio: che anche noi abbiamo un quadro del Muse Bianchi nella chiesa parrocchiale che fu, fu uno dei primi lavori che fece il Muse Bianchi. Mi avevo interessato con la faccenda lì dei Moroni perché io avevo fatto una ricerca. Avendo là delle foto prima del 1945 e poi del 1954. Ho notato che nella zona nord-est di, di Sant'Albino no, erano spariti completamente i, 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 moro, i moroni. Il che mi ha, mi ha lasciato un po' interdetto, e ho fatto delle interviste con i, con i contadini, con le varie persone, e ho scoperto che. Eh, ci fu eh, durante la guerra, la, forse intorno al 46 un grande gelo che, che addirittura, addirittura a Monza tagliavano le piante in cielo per il grande freddo. E, e, fu, lo fu, e fu una cosa disastrosa, tant'è vero che anche i giornali ne parlarono di questa gel, gelata al di fuori della norma in Monza. E a Sant'Albino ci fu proprio... hanno distrutto tutto per riscaldarsi. Ecco, i, 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 sì, i gelsi, i moroni, morosalba, così, eh, morosalba, monosnigela, in realtà sì, dopo il, nel dopoguerra spariscono, spariscono eh, anche, vengono utilizzati per il riscaldamento eh, e vengono liberati i campi perché la meccanizzazione, perché non c'è più l'interesse, perché, perché non c'è più nemmeno la... Dire. Non, viene, non vengono coltivati i bacchi da seta, la seta si sposta, poi va a Como, poi va, va, ci sono le fibre tessili diverse, quindi cioè, viene meno l'interesse. Però sono, eh, funzionano ancora dal punto di vista economico i moroni perché nel dopoguerra. Molti ehm, dei, diciamo, degli affittuari che avevano i terreni non tanto in questa zona ma nella parte più a nord verso i mercate agrate, cioè queste zone asciutte in cui il campo era parcializzato, era piccolo, era poco produttivo. I moroni eh, semplicemente, in molte situazioni semplicemente tagliando i, i moroni, i gelsi, tagliandoli e eh, sradicandoli. E utilizzando, vendendo il legno, i, i, come dire, i proprietari si liberavano dei, di questi campi, li lasciavano agli affettuari, quindi con poco, eh, molti sono diventati proprietari di questi appezzamenti con poco diciamo, impegno economico, ce l'hanno fatta, era gente poverissima, eppure sono diventati proprietari di questo terreno che aveva il cascinotto, tipicamente il cascinotto, poi appunto i gerse li tirano su e lì... Non è venuto così con la grande proprietà fondiaria, quella irrigua. Non è venuto così perché il proprietario, sia perché erano ambiti molto remunerativi e se li sono tenuti. E quindi e se li sono tenuti fino a quando, come dire, sull'onda dell'urbanizzazione, pensiamo agli anni 60, '70 eccetera, questi terreni, questi blocchi di terreni, 70, 80, erano lì tutti interi ed erano appetibili per la, adesso io dico la speculazione edilizia, ma anche buona, cioè voglio dire, erano pronti lì e a quel punto i proprietari lì sì che hanno venduto. Per esempio, avete visto prima dove c'era il Colleoni? Erano tutte marcite, ci arrivava la Gallarana, la Ghiringhella e lì mh, erano prati ad acquatori, lì, grande produzione. Erano di un unico proprietario, un unico proprietario che a un certo punto negli anni... Che si è tenuto tutto, perché fino a quegli anni funzionava, mentre l'altro modello, il modello asciutto, aveva perso interesse, aveva perso ehm, come dire, appeal dal punto di vista finanziario, questo modello funzionava e quindi questi ce l'avevano, li avevano ancora questi terreni. Arriva eh, chi deve realizzare, il mondo, ripeto, cambiava il Colleoni, cede tutto e lì abbiamo i, i, i palazzi, gli alberghi, eccetera, abbiamo altro. E lì eh, mentre l'altra realtà poi. Sono venuti altri fenomeni di eh, sviluppo edilizio, 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 anche questa parcializzazione eh, è cambiata. Però sì, eh, i gelsi hanno funzionato anche come linee da ardere, quando hanno esaurito la loro funzione come, ehm, come, dire, produ come produzione per la seta, quindi di foglie, per, sono a, a, eh, hanno avuto un altro ruolo. Sì, vorrei chiedere qualcosa, hai parlato della Roggia Lupa, per sapere qualcosa della Roggia Rabina della eh, del rabbia cioè si può imparare a identificare o ero totalmente diverse eh, no, non, le so, non le so rispondere perché non ho, ho fatto un'indagine così approfondita mm, io mi, mi sono trovato in mezzo all'epoca ero al parco di monza sì, mi sono trovato in mezzo a questa, in questa istruttoria che venne fatta eh, finì con l'ingegneria agraria di, della facoltà di, della statale di milano e eh, cui si c'è si cercò di rimettere insieme i pezzi di un, di un mondo, di un, di un sapere lontano di una eh, civiltà idraulica di cui nessuno ma nessuno nemmeno sapeva, conosceva eh, come dire Roggia e eh, dove è l'Incile e, e tra l'altro, attenzione ecco la cosa interessante che riporta quel discorso di prima della Ghiringhella e della Gallarana che le troviamo al lago di Pusiano di Gallarate e in realtà le rogge poi bagnavano questi territori no? eh, la Roggia Lupa. Il parco, noi, io dico, io ero il parco, perché siamo stati tirati in ballo? Detto, ma Scusate, ma la Roggia Lupa, se parte dallo stadio, io che sono sopra lì, a me, <ride> facciano quello che vuole. Invece no, perché il parco, la proprietà, parco di Monza, quindi prima ehm, quando venne realizzato i francesi, poi Savoia, eccetera lì, la proprietà, aveva un diritto di acqua sulla Roggia Lupa perché. A sud, dove c'è lo stadio, adesso lo stadio vecchio, eh, Sada, la stazione ferroviaria, esattamente, la stazione ferroviaria, lì c'era il regio Vivaio. Se, voi, se andiamo a vedere, le, vedete le carte bellissime, tra l'altro ci sono delle carte molto ben descritte, eh, i, ma anche c'era il regio Vivaio il, il, che produceva... Gelsi, che produceva le piante e arbore a servizio del parco. Quindi Reggio Vivaio tutto irrigato, tutto irrigato con la roggia lupa. Quindi il parco aveva bisogno dell'acqua della roggia lupa ed era nel consorzio della roggia lupa. Questa è una cosa che credo che pochissimi sanno. Ci sarebbero da raccontare al di altre rogge, eh? sempre nel piano lì, il rio Cavolto, eccetera. Per esempio, io ricordo, questa è una cosa veramente perduta nei tempi, che... Eh, Pensate che c'era un rio che portava acqua sempre per una roggia che serviva poi per entrare nella gallerana lì. lì e, e a un certo punto lì c'è cementi il cementificio di Merone, che diventa grande, div il cementificio diventa grandissimo, si prende anche questi eh, terreni, no? In cui passava semplicemente il rio Cavolto, insomma, che è ser a servizio del parco. Il, il cementificio, fino agli anni venne fatto una, come dire, un, un contratto e fino, a, credo, se non ricordo male, fino al 72-76 tutti gli anni doveva eh, mh, dare, concedere al parco di Monza, quindi all'amministrazione del parco di Monza, tot, nu, tot quintali di cemento perché perché si era eh, come dire, impadronito del, 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 del terreno adiacente al rio Cavolto e que questo perché? Perché il rio Cavolto doveva rimanere libero perché periodicamente l'amministrazione parco andava a liberare l'alveo che magari si interrava, eccetera. Quindi, siccome il, poi. Naturalmente, vi ho detto già in quegli anni si è persa questa cosa, siccome c'era un vecchio contratto e tutti gli anni il cementificio di Merone portava lì. Poi di questa cosa, cioè cambiano le generazioni, si è perso traccia così. Ecco, si è perso lì. Però bisogna. le rogge sono veramente. Eh... <ride> Portano messaggi una volta portavano anche i bambini eh, le rogge, sapete, la rogia piena, a volte portava il vitello nuovo, oppure portavano anche dove l'ha preso. al bambino dicevano dove hai preso? Il diceva, dove hai preso? È arrivato il fratellino, dove è arrivato? Il cavolo non era lì, l'ha portato la rogia piena, perché periodicamente la rogia arrivava e portava questa, lì, e andava, funzionava così, eh, sapete che? Annegavano, sì, oppure pensiamo anche alle altre funzioni, la, le, le lavandaie, la, la, le... insomma c'è un mondo. Adesso non c'era tempo lì, ma poi ve lo racconteranno poi gli storici, perché io non sono, ripeto, uno storico e quindi. Sì, ho una domanda, una curiosità. Eh, prima aveva parlato del paesaggio, aveva toccato questo tema, che il paesaggio vicino a Brugherio, intorno a Brugherio. È ormai diventato tutto un unicum, si è persa quella memoria fra cambiando paese, si è persa, diciamo, un po' il consumo di suolo e altre vicende. E volevo sapere, adesso che c'è anche il tema, il caos della città metropolitana. Quindi Milano che lo diventerà, ci saranno città satellite. Volevo vedere un po' cosa ne pensa che idea ha su Brugherio, ma non per mettere in difficoltà, giusto no, per io, capire: io no, no. non sono un se... urbanista, ho solo. Dire, rilanciato alcune suggestioni che mh, credo che, tra l'altro credo siano abbastanza condivise. So all'inizio vi ho chiesto cosa ne pensate cioè, vi sentite Brianzoli eh, esatto, perché è proprio una città di confine, siamo... tra quella che può essere la, la metropoli o le aree dell'Interland milanese, <ride> rispetto alla Brianza, all'alta Brianza di Cesano di Lesmo, di Desio. Di... Una... e Brugheri è un po' incastonata in questa via di mezzo, voglio allora, sapere no, no. Allora, mentre quello che Cosa vi ho fatto vedere, non so penso. se vi ricordate, Lissone, un Lissonese, avete visto anche dal punto di vista, come dire, storico, lo sostiene anche il paesaggio precedente, il rapporto di produzione eh, precedente, si può dire io sono Brianza, cioè io lì così. Eh, Mont, tutti questi che sono su una linea, io dico dal punto di vista del ricordo storico e quindi della memoria del paesaggio che si vedeva. Tutti questi che sono su una linea eh, borderline, sono borderline lì, Monza, Brugherio, Brugherio dico Brugherio, il suo territorio, è eh, Sant'Albino, Sant'Amelio, adesso non ci intendiamo, eh, Agrate, lì. Sono, ehm, come dire, non a caso... Eh, Agrate Brianza segna un, una sorta di confine. Cioè è da lì che parte, però è un territorio contiguo perché anche, Brian, anche Agrate, sotto la zona del, del Villoresi, la zona della, 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 della Ghiringhella e perfino pensate, nell'abitato di Agrate, in quasi in centro Agrate, c'era una roggia, si chiamava la Roggia del sabato fino agli anni 70, la del che era una derivazione della Ghiringhella molto alta, molto alta. Del sabato, perché arrivava solo il sabato, bagnava il, quel terreno lì solo il sabato e passava mh, mh, quasi nel, 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 a, a bordo del, dell'abitato. Adesso la Grata ha rifatto un. un uh, poi, poi arrivano le costruzioni, arrivano le fabbriche negli anni 50. Pensate, 59 arriva la ST, arriva la Star, eccetera, la Rosier. Questa rogia del sabato si infilava in questo stabilimento, nella, nella Rosier. No? Negli anni. Siamo freschi, negli anni, fine, negli anni 90 questo è uno stabilimento naturalmente, tessitura, finisce, viene demolito, lì gran, in centro, grande possibilità di ricomposizione o di riappropriarsi della propria identità, vengono fatti palazzi con la recenzione, con le robe e lì, e io dicevo ma lì non so, c'è qualcosa che... e eh, no, non c'è niente, non c'è niente. Quando ancora adesso, pensate, il, che divide dalla scuola a questo quartiere c'è ancora il, la, la roggia con le, le rovine, lì, con lo, lo scavoli. Allora c'era lì, lì una, un segno, um, come dire, un ricordo lì um, presente, bastava prend, bastava coglierlo e l'abbiamo perso. Cioè l'abbiamo perso abbiamo, e abbiamo crea, eh, creato. Non lo dico adesso, non è, è a grate lì, è, m, guardate un po', è così perché. Abbiamo creato un non luogo, eh, forse la definizione che mi viene in mente, ma non, 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 sto, non lo sto dicendo anche per me, per lì. guardiamoci intorno, siamo, sono tanti non luoghi, che è una definizione di, 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 di Marco Gè, è un, un luogo dove uno passa ma non, ma non si ferma, cioè, ma non ha il senso di eh, perché è frastornato da tante presenze, da tante cose che non lo so, eh, sono poco identitarie io all'inizio vi ho chiesto ma voi vi sentite prianzoli li, ditelo voi, non lo so secondo me, adesso che è, secondo me però è un'opinione che ho molto <ride> solo mia, non non cerco condivisioni particolari, eh, perdendosi nei territori questa, cioè non essendoci più questo eh, paesaggio come una volta, come ha detto lei, non luoghi. Forse ogni paese deve trovare un po' quelle che sono le sue eh, radici, la sua memoria. Così ogni paese diventa un piccolo gioiellino a sé, perché sennò no si rischia di perdersi in quelle che sono le, le, tutte le, le varie città satellite che non si capiscono bene che cosa portino. Loro, della loro storia, quindi ogni paese di quagrate, noi eh, carugate, magari altri, devono forse. Riappropriarsi delle loro sì, io, gioielli. È giustissimo riappropriarseli, mh, riapp riappropriarsi, però attenzione che cioè, il mondo, come dire, eh, cioè, mh, non è che si riesca a dominare determinate situazioni, ma forse mh, non lo so. Però certo, mantenere, lì, leggere i segni come facevano i pittori, come facevano lì, come abbiamo cercato di fare stasera e su Blugerio alcune cose le abbiamo così eh, alcuni indizi li abbiamo trovati di una possibile identità, di questa doppia eh, memoria, di questo doppio binario, acqua e, e, e asciutto, il gel, qualche, qualche eh, segno, eh, un, un geografo, Eugenio Turi, un geografo importante insomma, della storia del Novecento, li chiamava iconemi, cioè ci sono delle presenze che in qualche modo sono in grado di raccontare di mondo di storia. Un'ultima domanda. Conosciamo il dolore dello storico quando l'urbanista non lo conosce? Ma la mia non è una vera e propria domanda, ma approfitto perché è un ragionamento che voglio dare all'amministrazione, che sicuramente ce l'ha già, non ne ha bisogno. Ma mi interessava soprattutto spinto da questo ragionamento. Prima un complimento rispetto a questo uso delle foto rispetto al territorio, dei quadri rispetto al territorio, questo per esempio è un'abitudine che dovremmo cercare di prendere perché a volte siamo abituati a giudicare i quadri magari dal punto di vista estetico-artistico, senza vedere invece che sono un modo per parlare della realtà che attraversiamo. Ma detto questo volevo fare un ragionamento. Questo il nostro ciclo si chiama Le radici piantate nel futuro, titolo bellissimo che presuppone quindi che noi dobbiamo utilizzare, se ci riusciamo, questo ragionamento sulla storia per pensare al nostro futuro. Allora, dalla discussione di oggi emerge proprio bene, per esempio, questa... Brugherio dell'acqua, i canali, le rogge, le questioni che è la cosa che tutti noi vediamo in gran parte perduta, salvo il Villoresi, salvo cosa, mentre invece chi si ricorda tutti da bambino, non solo il bagno Villoresi, il boscone, le rogge. Quindi, se c'è un'identità che rimane nella, nella mente di tanti brugheresi, sono proprio le rocce, le, le rogge, le vie d'acqua, eccetera. Quindi, io credo che nel ripensare il futuro, nel ripensare anche i piani regolatori, le cose sulle quali, questo è un aspetto che io invito, ma ci. c'è ci sta già pensando l'amministrazione, credo. Ma a recuperare questo fatto e ricercare questi percorsi per andare a piedi al boscone, per fare i, i via cioè ricercare, rimettere dove si può in giro l'acqua le urcere, Vediamo canali dappertutto a Brugherio ci sono in questo senso. Quindi questa è una riflessione. Abbiamo visto l'importanza che c'è la Gallarana, la Ghiringhella eccetera. Quindi credo che proprio in un futuro, per rendere meglio ancora, questo recupero dell'acqua è l'insieme che ci può portare. Quindi volevo proprio fare questo questo ragionamento grazie grazie penso ringraziamo moltissimo eh, Dario Porta di eh, così averci veramente regalato eh, due ore del suo pomeriggio per eh, introdurci nel nostro tema con questo approccio questo punto di vista sicuramente molto originale per noi Vi ringrazio voi tutti di essere venuti di aver partecipato ci fa molto piacere veramente questa adesione e lo stile sarà comunque questo: colloquiale, di poter intervenire, perché sappiamo che ci sono molti appassionati e molti storici anche tra il pubblico, storici nel senso aspiranti, tali ecco, tra il pubblico, abituati a frequentare le fonti. Per cui quello che abbiamo da dire possiamo sempre comunque anche aggiungerlo. Penso che nessun relatore si offenda, ma anzi ci sia modo proprio di ricostruire. Perché sappiamo che la storia recente insomma, ha ancora un po' di, di buchi. Eh, diamo l'appuntamento allora per il prossimo martedì eh, martedì 12 maggio con luciana tribuzio e vedremo proprio da vicino come si è formato il, il comune di brughieri dal punto di vista appunto, eh, territoriale politico amministrativo e poi proseguiremo grazie a tutti arrivederci